Salve gente, sono Larus, eccomi qui su una battaglia difficile di Rome 2 Total War. Nell'ultima puntata abbiamo vinto numerose battaglie nel deserto, nella nostra campagna contro i Masesili. Peccato che il nostro più grande nemico in questa campagna non sono stati i Masesili stessi, non è stata un'altra fazione, ma è stato il deserto. Il deserto è stato terribile. Tutto questo, tutti questi tizi messi male, non sono causati da chissà quale forza oscura. Sono causati dal deserto, oltre che da battaglie. Vabbè, le battaglie si combattono e si vincono. E siamo qui con circa 6 ai 14 uomini per unità. E nella merda contro, beh, questo. Vediamo un po' come ce la faremo. Non ce la faremo molto probabilmente, però vediamo di fare danno al nemico. Infatti, una cosa che mi piace, più che altro che hanno aggiunto da Napoleon Total War, è stato appunto questo, l'attrito provocato dal deserto o da qualsiasi condizione meteorologica in assoluto. Perché alla fine, mettere un gioco di strategia e non considerare gli elementi climatici è come giocare a carte e togliere gli assi alla fine. È un elemento che, anche se non c'è, comunque il gioco funziona lo stesso. Però comunque, se uno vuole ricreare un gioco fedele, un gioco anche molto profondo, ci devono per forza essere. E appunto, qua stiamo vedendo una bella battaglia nel deserto con, beh, questo qua è tipo un mio reggimento di, ecco qua, sei uomini. Sei fieri tizi. Abbiamo un portabandiera, un ufficiale e quattro oppliti. In questo reggimento, per dire, in teoria i reggimenti dovrebbero essere di 120. E invece eccoci qui. Io voglio una posizione difendibile comunque. Io credo che più o meno tutti i miei uomini possono stare qui dietro. Perché? Almeno i giavellotti credo che si debbano avvicinare un bel po' prima di sparare. E credo che non riescono nemmeno a fare un tiro a parombella. Devono per forza sparare direttamente quelli del nemico. Quindi in teoria posso anche fare un'imboscata. Invece gli arcieri li metto qua dietro. E i peltasti li metto sui lati. E infine anche gli ultimi frombolieri qui dietro. Abbiamo un'unità di mercenari. Almeno, grazie a Dio abbiamo qualcosa di cavalleria della Numidia. È stata una cavalleria molto utilizzata, soprattutto nella seconda guerra punica dai cartaginesi. È stata una cavalleria molto efficace. E gli storici parlano che probabilmente al suo tempo è stata la migliore tra le cavallerie. Quindi vediamo se sapranno dare abbastanza. Non credo che facciano tanto male, comunque, perché avevo già provato qualche battaglia online, non è che sono proprio una cavalleria potentissima, e questo è un dispiacere. Però vediamo un po' come riusciamo a farcela, se riusciremo a farcela. Prendete le armi d'assedio. Abbiamo abbastanza tizi per le armi d'assedio. Ah, due sono troppo pochi. Ah no, non possono. Non ce ne sono abbastanza. Ok, non abbiamo nemmeno il supporto alle baliste. Ottimo. Ottimo. Non chiedevo altro. Quindi le mie chance di vittoria sono finite sotto lo zero. Quello che posso sperare è solo, quello che mi preoccupa più che altro, più di tutto, sono i giavellotti del nemico. I giavellotti fanno molto male. E quindi la mia speranza è di poter far qualcosa contro questi giavellotti. Anche se credo tutto questo è abbastanza impossibile. Far male ai giavellotti solo con unità di cavalleria. Però vedremo un po'.
Eccoli qui. Qui abbiamo Afgrunfungo, il generale nemico. Qui abbiamo dei giavellottisti della Numidia. Possiamo magari fare già qualche assalto, giusto per disturbare. Siccome loro marciano in fila, però vanno tutti verso questo lato. Tirate qualche salva. Ok, ora ha fatto una carica veloce. No, 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 subito indietro, subito indietro. Il generale non mi piace. Ritirata. Ok, abbiamo fatto un po' di male a questi giavellottisti. Io vi devo dire, non sono bravissimo con queste tattiche di disturbo. Anzi, perché io ho un micromanagement pessimo. Non so assolutamente controllare le unità in piccole azioni. Tipo in giochi come Man of War faccio molto schifo. E oltretutto perché io sono molto distratto. Magari l'avete già notato, il fatto della distrazione. Quindi, vediamo un po' come ce la caviamo. Almeno solo un'unità da utilizzare dovrebbe essere una buona cosa. Abbiamo perso in questa questa azione non troppi uomini, però comunque perdite sostenibili, ecco. Qua vediamo che portano tante truppe verso la mia cavalleria. In teoria posso utilizzare questa cavalleria per aggrare e portare unità nemiche invece che contro l'esercito principale, contro questa piccola unità. Piccola non è, perché alla fine magari ci sono qui più uomini che in tutto il mio esercito. Ora, però voglio comunque dare supporto nel caso il nemico attacchi subito la mia posizione, diciamo, rinforzata. Voi non riuscite proprio. Che palle. E se vi unite in un'unica unità e spaccate i culi? Non potete? No. Stai qua, dicemi ballare piuttosto. Guardate come ballano. Cioè, voi sì che siete i geni. Tu, tizio molto muscoloso, sei un energumeno. Invece dietro il tizio con la barba dorata, che ballano. Invece che utilizzare le armi d'assedio dell'impero di Atene. Tanto continuiamo a spostarci, andiamo forse dietro le nemiche. E continuiamo le nostre azioni di disturbo. Magari se riesco a uccidere il generale, siccome tutte queste unità alla fine hanno poco morale, magari riesco a fare qualcosa, non so. Qui abbiamo in prima linea tanti giavellottisti a Numidia. O Numidi, non so come chiamarla. E a me non piace. Questi giavellottisti qui fanno troppo male. L'ho sempre detto e lo ripeterò sempre. I giavellottisti su ROM 2 sono un po' sgravi. Potrebbero fixarli, o almeno aggrarli. No, non aggrarli. Come, c'è proprio un termine tecnico che non mi ricordo. Fixarli, sì. Anche se non mi piace italianizzare i termini. Ok. Stiamo continuando a fare azioni di disturbo. E il nemico non mi vede, però io non vedo il nemico allo stesso tempo. Ed è una situazione abbastanza divertente. Quindi io decido di mandare alla scoperta questi quattro sfigati. Così dico al nemico: ehi, sono qui, stronz. Ma c'ho questi uomini qui che guardano tutte le unità del nemico e dicono: oh mio Dio, siamo fottuti. Sembra quasi una scena da film. Salgono la collina e vedono tutta
tutto l'esercito nemico, tipo, guardate, tipo, wow. Sì. E adesso arriverà di sicuro una scarica di giavellotti che li ammazzerà. Ci scommetto la pelle. Anche se ci tengo la vita di questi quattro tizi, per quanto siano tizi. Ah, qui abbiamo dei giavellotti numidi che possono essere attaccati, che hanno lasciato lì allo sbaragli. A Enrico sbaragli. Dai, andiamo subito ad attaccare. Ah, questa scarica però si è fatta sentire. Sì, sono esagerati però i giavellotti qui. Ok, stiamo sparando a parombella. Sono riusciti quasi a far ritirare questi giavellottisti. Solo che sta arrivando il generale nemico. Anche se magari crepate pure in questo attacco, però vedete di ammazzare il generale nemico. Dai, fate una carica da eroi. Oh, giusto, micromanagement, vai. Voi andate contro questo ammasso di unità. Invece gli arcieri devono sparare con tutto quanto verso questa unità di fanteria. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Generale deve caricare alle spalle queste unità di giavellottisti, anzi di uomini delle tribù. Che carica, fiera. Ok, ce la stiamo un po' facendo. Sì, dai. Nel generale. Il generale qua mi muore. Oddio. Salvati, generale. Lo so che stai spaccando i culi, però salvati. Oddio. Qua sì, mi crepa. Sì, qua muore. Oh, l'ultimo. Solo il generale. Guardate qui. Generale che passa davanti alle truppe per rincuorarle. E farò una carica alle spalle da solo. Sarebbe fighissimo, però. L'ultimo uomo rimasto sul campo di battaglia, un generale. Dai. Auto-ispirati, generale, e fai una carica. Sei l'ultimo uomo rimasto. Non so come ti chiami, Basileos. No, Masileois, a carica! No, però c'è tutti questi tizi. Vabbè. Stata una sconfitta onorevole, credo. Soprattutto con la carica finale del generale. Sarà ricordato negli annali Basileios, colui che fece la carica quando tutto fu perso. Ah, Basileios. Non ti dimenticheremo, mai. Basileios. Che vuol dire re in greco, non mi ricordo mai. E credo che ho perso tutto questo esercito. Mi dispiace, perché era un buon esercito, aveva delle buone tradizioni, però le ricreerò poi dopo in futuro. Non è un grandissimo problema. Sono
Solo che ricorderemo, Atene ricorderà il giorno della sconfitta nella battaglia di non mi ricordo come si chiama, in cui il generale Basileios prese la lancia. Immagino che in questo universo parallelo in cui Atene conquista il mondo, tipo tra circa 2000 anni, i ragazzini al liceo classico faranno le versioni su onorevole morte di un generale ateniese. E parla... e non so il greco, però comunque immagino che tipo parli questo generale che prende la lancia, prende lo scudo e parte alla carica contro i masesidi, anche quando tutto fu perso. Ah, sì, mi immagino una bella versione, mi immagino tante rimandature. Però una battaglia figa, secondo me. Volevo ammazzare però il generale nemico. Guardate anche come combattono. È rimasto solo un arciere. Era oltretutto il capo fazione. Una morte nobile. Che morte nobile. Noi lo ricorderemo così, Basileios. L'uomo che caricò le schiere dei nemici da solo, quando tutto sembrava perso. Una morte onorevole è quella di Basileios.